Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come va? Tutto bene? Spero sempre di sì. Io tutto bene, grazie. Anzi, benissimo, perché sono stata da Action! Sì, Pasqua è passata, ho avuto una settimana molto 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 pesante, sia lavorativa che psicologica. È successo di ogni praticamente. Sapete che quando le cose accadono, accadono sempre tutte insieme. Quando ci sono i periodi no, sono periodi no, ne capita sempre una, quindi è stato un periodo no. Queste 2 settimane sono state veramente toste, sia a livello mentale che a livello lavorativo. Quindi mi sono stamattina mi sono svegliata, ho portato Emma a scuola. La giornata era brutta, non ho da lavorare. Ho pulito casa nel pomeriggio, infatti adesso sono le 2:30, pomeriggio, subito dopo pranzo, e ho detto che fare? Paolo dorme perché ha fatto la notte, che fare? Andiamo da Action. Sì, me lo merito perché appunto dopo 2 settimane un po' toste, ho detto mi merito un po' di svago e sono andata da Action. Ecco qua, questo qua appunto è il mio scontrino. E ora vi faccio lo SWOT della spesa. Allora, preciso subito che vado un po' a random, ok? Perché sono un po' miste le cose nelle borse, quindi non riesco a smistarle, ecco. È parecchia roba, quindi andiamo a stringere. Iniziamo subito con queste cose che ho qua. Allora, ho preso questo Dash Tabs, questo qui. Ce ne sono dentro 40 caps. Qui, come potete vedere, si può sentire la profumazione, quindi molto buona, a me piace, è una profumazione fresca, floreale, con un pizzico di vaniglia mi sembra che ci sia, se non mi sbaglio. Sì, è scritto tutto in tedesco, purtroppo non vi so dire le indicazioni esatte perché è tutto scritto in tedesco. L'italiano trovarlo, neanche pagarlo oro. Comunque, niente, ce ne sono dentro 40, ho voluto prenderle perché non le uso tanto, ma le uso anche in casa vacanze perché le lasciamo a disposizione un po' ai clienti, perché c'è anche la lavanderia, per andare in garage c'è anche la lavanderia, quindi noi glielo lasciamo a disposizione. Queste qua le ho pagate 9,95 euro. E mi piace proprio questa cosa che si può sentire la profumazione, perché non tutti è possibile, ce n'erano di altre profumazioni, ma però più piccole. Poi, sempre per il bagno, per la casa, insomma, ho voluto prendere questi due spazzoloni, chiamo io, toilet brush, per il bagno, per i miei bagni qua, ne ho due, quindi ne ho presi due, li ho pagati 3,99 euro l'uno, quindi prezzo ottimo. C'erano sia neri che in acciaio, però in acciaio li ho già e sono pessimi, cioè nel senso sono bellissimi, eleganti e tutto, però dopo un po' inizia a vedersi un po' la ruggine, si macchiano, si ossidano, quindi li lasciamo perdere, quindi li ho voluti prendere neri. Poi, sempre per il bagno, per metterci dentro le mie cosine, ho voluto prendere questo organizer, sì, organizer da bagno o anche da camera da letto, insomma, in generale. 5,49 euro, è sull'azzurrino pastello con il coperchio in sughero. Ok, qua c'è lo specchio che si può mettere così. Se non sbaglio, ah, dirvi così, lo specchio, ma io non è che uso tanto. Poi il primo vano è suddiviso in questi tre scomparti, poi sotto c'è questo piccolino che va appoggiato sopra quello sotto, e sotto è fatto così. E l'ho pensato da mettere in bagno per metterci dentro tutte le mie cremine, le lamette, le pinzette, il tagliaunghie, la forbicina, sono un po' di cosine, ecco, per fare un po' di ordine. Quindi l'ho pensata per questo. Molto carino. 5,49 euro e è molto simpatico. Poi ho voluto prendere che mi servivano
la carta da cucina, 2,49 euro, ce ne sono dentro 4 rotoli, 3 veli. Io preferisco prenderli bianchi totale, total bianco, perché dicono che le scritte facciano male, insomma ci sono dentro i coloranti e a contatto col cibo non fanno bene. Infatti se si legge sulla confezione c'è scritto di utilizzare dalla parte non decorata, quindi cosa decorano a fare, non lo so, cioè, non so perché non li fanno bianchi a questo punto, vabbè. Poi cerco di andare più in ordine possibile, quindi cosa le mettiamo di qua. Era in offerta questa settimana questi aceti, sì, aceti multiuso. Io li ho pensati per i vetri, dato che ultimamente sta polvere del deserto mi sta torturando i marones. Anche oggi piove acqua rossa, acqua sporca, non proprio rossa però sporca, e io ho pulito tutti i balconi giù una casa vacanze e devo ripulirli e questa cosa mi scoccia tantissimo. I vetri non ne parliamo, ho pulito quelli degli appartamenti, ma quelli del giroscale non li ho puliti perché sapevo che tornava questa perturbazione del Sahara e quindi ho detto prima di pulirli aspetto. Però ho tutte le vetrate del giroscale da pulire, quindi ho pensato di prendere questi aceti. Un aceto a eucalipto e un aceto alla lavanda. Leggerò attentamente le istruzioni e poi vi saprò dire. Ah vabbè, uso aceto per pulire inodore per decalcificare tutti gli elettrodomestici. L'aceto, ah sì, infatti io lo uso anche per decalcificare il bollitore. Però uso l'aceto, quello di vino normale. Aceto per pulire non è indicato per essere utilizzato su materiali calcarei, non adatto per la preparazione di alimenti, tenere lontano dalla portata dei bambini, bababà. Ok, quindi sì, per decalcificare le cose tipo il bollitore, la macchina del caffè, io preferisco l'aceto di vino. Questo qua lo userò per i vetri e ne ho presi due a 0,49 l'uno. Poi sempre per la casa ho voluto ricomprare questo qua, la citronella, perché mi sono trovata veramente bene, veramente veramente bene, 0,83 centesimi, è un multiuso, io lo uso per i pavimenti, per le scale, per le tapparelle, insomma mi sono trovata molto bene, mi piace anche il profumo e l'ho voluto ricomprare. Poi mi mancava in casa un pulitore di forni, microonde e forni in generale, ecco, fornelli. 1,88 euro, ho voluto prendere questo qua, vedere se funziona, se va bene, vediamo. Qua c'è scritto che è facile da usare, no, scusatemi, che è facile da usare, vediamo insomma, vediamo se fa il suo lavoro, perché io finora non ho ancora trovato un pulitore di forno veramente funzionale, ancora non l'ho trovato. Poi, che cosa hanno visto i miei occhi? Quando li ho visti mi si sono illuminati. Allora, ne ho sentito molto parlare di questi pink stuff, non so come si pronunci. Quindi io ho voluto prendere tutta la linea, per provarli. Allora, ho preso questa pasta multiuso a 2,95 euro, vediamo come sarà. Le vedo tanto usare in quei siti su YouTube, quelle ragazze americane, ecco, penso che sia una cosa americana, le vedo tantissimo, ne parlano tutti bene, dicono che sono miracolose, allora ho detto perché non provarle. Poi ho preso questo a 4,97 euro, questo smacchiatore per bianchi, ho preso, o quello per colorati, c'era anche per colorati, no, per bianchi, questo è per bianchi e quello tutto rosa con le scritte bianche era per colorati. E poi questi due che li ho già provati questa mattina, dopo pranzo, a pulire il bagno. Allora, questo qua, pulitore di bagno, pulitore per il bagno,
e questo pulitore multiuso, tutti e due a 2,28 euro. Allora, il profumo è buonissimo, nel senso che non nausea, è delicato. E questo qua del bagno fa una leggera mousse, non fa tanta spuma, è facile da risciacquare e scrosta bene il calcare e toglie quelle muffette che si creano intorno a, come si chiama, il tappino del rubinetto, del lavandino, il lavello, ecco, il tappino dove va giù l'acqua, adesso non mi viene il nome, che si crea ogni tanto una muffetta, oppure il mio è al marmo e sotto il marmo devo passare bene bene la spugna, nel lavello sotto il marmo proprio, perché si crea quella muffetta, oppure nel water sotto proprio la tazza del water, anche lì si crea quella muffetta. Con questo non ho avuto problemi, è venuta via come nulla fosse, quindi mi è piaciuto, ecco, per la prima volta. Bisogna vedere nel lungo andare, ecco. Comunque profumazione sono uguali come profumazione e mi sono piaciuti per il prezzo che hanno, perché io li ho visti su Amazon e hanno il prezzo abbastanza alto, comunque. Quindi per il prezzo che hanno ho voluto provarli. Poi, per l'orto, adesso gli animalisti qua. Qualcosa che ha perso. Gli animalisti qua adesso mi odieranno, però noi faremo l'orto. Nell'orto abbiamo il problema delle lumache. Allora, o facciamo l'orto e ci mangiamo le lumache, o non facciamo l'orto perché, cioè lo facciamo, però non ci rimane nulla perché le lumache si mangiano tutto. Quindi abbiamo dovuto prendere questo, che alla fine è una barriera antilumache. Praticamente la lumaca ci va vicina, sente che è una cosa che è un po' sgradevole e quindi si allontana. La si mette, è una polverina che la si mette intorno alle verdure, insomma, ecco, fa una specie di barriera. Non le uccide, almeno da quello che ho visto, fa la barriera, la lumaca gli sta lontana. Questo qua l'ho pagato 3,99 euro. Questa invece è una trappola, un'esca per moscerini della frutta, ultimamente ne sono invasa, a 2,99 euro. Vediamo se funziona. Ok, poi ho perso il tappo di questo, dove sarà? Boh, eccolo qua. Poi anche. Madonna, che è successo sto coso qua? Poi ho voluto sempre prendere, per sentito dire, questo Fix & Go, è uno spray antipiega, lo si spruzza sul capo, lo si dà una passata col ferro e dovrebbe essere miracolosa da quello che dicono. Vediamo, vediamo com'è, l'ho pagato 2,98 euro. Poi non ho mai preso nulla di mangiareccio. Ma perché? Perché non mi ispirano, cioè non è che non mi ispirano, però sono tante schifezzuole, anche le bibite, ci sono tantissime lattine di bibite stranissime, sapori stranissimi, però tutti dolci, tipo il Chupa Chups, quelle bevande allo Snickers, al Mars, a me non è che mi ispirino più di tanto quelle cose, quindi ho sempre evitato quel reparto. Però ho detto, però così per provare qualcosa di sfizioso, ho detto lo provo, ecco, ho evitato le latine, quelle dolci proprio nauseanti, perché cioè, solo vederle mi viene la nausea. Ho voluto invece provare a prendere questa gassosa, 0,78 centesimi, bevanda analcolico al gusto di limone e lime. Questa qua, Up, 7 Up, anche queste penso che siano tutte cose americane. Perché infatti c'era la Dr. Pepper, eccola qua, che so che è americana la Dr. Pepper, è una cola, 0,99 centesimi, sempre da mezzo litro, e le ho volute così provare. E poi questa orangina original, 1,15 euro. Così, tanto Paolo se le beve, e le ho prese, se le beve lui. E le cose mangerecce, ho preso qualcosa di sfizioso, reparto offerta, c'era queste stelle al cocco,
queste qui, 1,19 euro, sono morbidose. E vediamo, vediamo come sono. Hanno dentro pasticcini al cocco, forma di stella, noce di cocco, albume, ok, vabbè, non c'è dentro altro, sì, al cocco. Proveremo. Il cocco mi piace molto da mangiare, ma non sui prodotti, mi nausea. Prodotti per la pelle, per i capelli, al cocco, no, assolutamente no, però per mangiare mi piace tantissimo. Poi ho preso queste torrottine zebrate, 1,49 euro, queste qui, vi dico subito gli ingredienti, torrottine ricoperti, vabbè, olio, zucchero, bla bla bla, sì, sono delle torrottine, penso a vedere, pan di Spagna o plum cake, insomma, queste cose qui, assaggiamo. Poi, sempre dolce, 1,19 euro, queste sfogliatine all'albicocca, questi pasticcini ripieni all'albicocca. Sembrano dure, invece, a me sembravano dure, ma come le ho prese in mano, invece sono morbidose e ci hanno sopra una granella di zucchero. 1,19 euro, non so se l'ho visto. Poi, dolce finito, passiamo al salato. Salato, ho preso questi due snack di patatine alla paprika e al formaggio, pagate 1,19 euro l'una. Quanti grammi sono? 80 grammi, vedremo. E anche per il cagnolino, per il nostro cagnolino, ho voluto prendere questi, come si chiamano, snack, anche qua, questi bastoncini, questi snack, 1,79 euro l'uno, tutti e due al pollo, with chicken, chicken, sì, tutti e due al pollo, questi qua sono un po' più grossi da sgranocchiare, questi qua sono bocconcini, per il nostro cagnolino, insomma, pensiamo anche a lui ogni tanto. Poi, sempre per la casa, mi mancava il doccino per la vasca da bagno, ormai è rotto, praticamente dalla doccia l'ho passato alla vasca da bagno e dalla vasca da bagno adesso passerà all'immondizia perché ormai non tiene più, fa acqua da tutte le parti, 4,99 euro, ho preso questo, semplice, però per 5 euro insomma, costano di più dalle altre parti. Poi per me ed Emma ho preso delle ciabatte, queste qui tutte un po' arcobalenose, luccicose, ho preso un 34-35, le saranno leggermente grandi, ma vabbè, fa lo stesso, e le ho pagate 3,59 euro, molto carine, da tenere una in giardino e una da tenere dai nonni. E questo ho preso invece un 33, perché il 34 non c'era, però è abbastanza grande, grande, poi sono ciabatte, quindi non è che sono piccole, che il pollicione fa male. Anche questo 3 euro e anche queste 3,59 euro. Per me invece, per il lavoro, ho voluto prendermi queste nere, semplici, di gomma, con un po' di tenuta qui, ecco, che non scivola proprio, 4,99 euro, ho preso un 38. Le mie mi stanno lasciando, mi stanno abbandonando, quindi sono corsa ai ripari. Poi iniziamo con le cose. Ah, un'altra cosa per la casa, vabbè, la salterà fuori qualcos'altro. Vabbè, ho preso la spazzolina, questa qui, che la uso per pulire le docce, spazietti un po' piccolini, ecco, dove io non arrivo con le dita. Dove ho lasciato il prezzo? 0,42 centesimi. E poi ancora ho ripreso questi sacchetti per la plastica, 1,95 euro, sono 5 sacchetti e da 65 litri, mi sono trovata bene, sono molto resistenti, trasparenti, vanno benissimo per la plastica. Poi per me, non per Emma, allora è da tempo che io cercavo pennarelli, quelli tipo Uniposca, e vabbè, uno costa un occhio della testa, quindi ne ho preso uno bianco che mi serve da scrivere tipo le cosine delle spezie, scrivere il nome delle spezie, sui barattoli scrivere cosa c'è dentro nel barattolo,
Ne ho preso uno bianco, però questi qua ho letto da qualche parte che sono simili agli Uniposca. Quindi a 9,99 euro ce ne sono dentro 20. Ce ne sono 6 metallici e 7, non si capisce qua, e neon, vabbè, tra metallici e neon. Vi leggo brevemente cosa c'è scritto: inchiostro a base di acqua, effetto opaco, coprente, senza acidi, non adatto al contatto con gli alimenti, adatto a superfici quali legno, metallo, carta e cartone. Ok, quindi ho voluto prendere, c'erano anche confezioni più piccoline con delle graduazioni un po' diverse, ma questo sono 20, c'è dentro un po' di tutto e ho voluto prendere questi, li uso tanto io, i pennarelli. Poi vabbè, calzetti per Emma, i fantasmini, la volta scorsa li ho presi colorati, invece questa volta li ho voluti prendere bianchi, neri e grigi, 2,99 euro, ce ne sono dentro 4, taglia unica. Poi questa volta niente maschere, perché non ho avuto tempo di farmene in questo mese. È strano, perché io una volta a settimana mi faccio le maschere, ma da quando sono andata da Action a comprarmene non ho più avuto tempo. Sono sempre di corsa anche la mattina, quindi la sera pure sono di corsa, quindi non ho avuto veramente, e poi mi sono anche persa via, mi sono dimenticata. Per me ho preso questo balsamo da viaggio alla ciliegia, sì, alla ciliegia. Ah, è chiuso, niente, non si può sentire l'odore, il profumo. Perché per viaggio, quando andiamo via magari una notte, due notti così, ho sia lo shampoo che il doccia schiuma e tutto, ma mi mancava proprio il balsamo e il detergente per il viso, questo qua. Ho voluto prendere questo sempre da viaggio, pagati 0,74 centesimi l'uno. C'era tutta la linea proprio, c'era la linea shampoo, doccia schiuma, crema mani, c'era proprio tutta la linea di ognuno, sia rosa che verde. Il rosa è ciliegia, invece verde non capisco che cosa sia. Pistacchio. E poi ogni volta che vado su mi porto un profumo. C'era il tester di questo qua, Lilla, molto buono, non persiste tanto, cioè non dura tantissimo. 1,89 euro, però è molto buono, fresco, proprio primaverile. Secondo me mettono fuori i tester in base alle stagioni, perché la prima volta che sono andata su c'era solo quello arancione, no, quello azzurro. La volta dopo c'era anche quello arancione, adesso c'è anche questo, e poi c'è un altro colore che adesso non ricordo, forse verde, non mi ricordo bene. Magari sarà estivo, che ne so. Però molto molto buono, fresco proprio. Poi iniziamo a fare le cose per Emma. Vabbè, ho voluto prendere questo qua, 0,99, sono dei pezzettini di legno fatto a fiori, a cuori, a casetta, e basta, mi sembra. Sì, ce ne sono dentro 13, anche fiori, ecco, ho fatto tulipano, da fare piccole decorazioni con Emma che si diverte, poi useremo questi pennarelli magari, e sempre il pirografo, e facciamo dei piccoli segnaposto magari, che ne so, al compleanno della nonna, dei nonni, facciamo dei piccoli pensierini e sempre di legno a 1,99 euro questa scatolina, anche questa l'ho presa per Emma da tenersi, da metterci dentro le sue cosine. Molto carina, qua c'è il simil vetro plexiglass, penso che sia. E anche questa la coloreremo, la decoreremo, la incideremo e tutto. Ormai siamo presi via bene col pirografo. Poi non volevo prenderglielo, però ogni tanto a me piace fare la caccia al tesoro, magari viene qua anche mia nipote, fanno una piccola caccia al tesoro, mi piace un pochino fare queste cose con le bambine. E ogni tanto gliele faccio ad Emma, oppure un piccolo premio. Mi piace tenere nel mio posto segreto alcuni regalini da dare a qualche occasione. E siccome me lo ricordo quando ero bambina, non so se ve lo ricordate, il Game Boy, non so se c'è ancora, non lo so, però questo è una cosa simile,
E secondo me, conoscendo mia figlia, le piacerà moltissimo. Ci sono dentro vari giochi, sono tutti qua. C'è la dama, il tennis, lo spazio, che ne so io, un gioco di carte, c'è cioè tipo un Super Mario, un gioco delle macchinine. Secondo me ad Emma piacerà tantissimo, perché proprio lei ne va matta per queste cose. Non ho scritto sul prezzo perché ho appunto detto non so se fare un regalo o darlo ad Emma, comunque l'ho pagato, qua lo chiamano gioco retro, 12,95 euro, è tipo il Game Boy, è simpaticissimo. L'ho preso azzurro, c'erano altri colori, azzurro perché è il suo colore preferito, e basta. E poi ho preso per dei compleanni, aggiungendo al regalo che ho preso l'ultimo svuota la spesa di Action, avevo comprato delle palle, il razzo e tutto, e alcune cose le ho già regalate perché siamo già state dai compleanni in altre occasioni, e mi mancano proprio due compleanni mi sembra, però uno ho voluto prenderlo per un amico di bambino di una mia amica che adora i Pokémon come quasi tutti i bambini. Questo sono degli auricolari con il porta auricolare di Pikachu. C'erano anche altri personaggi, c'era Super Mario, Luigi e altri tipi di Pokémon, però io ho preso Pikachu perché Pikachu è Pikachu, insomma, ecco. Ne ho presi tre, due da regalare a dei bambini per il compleanno e uno al bambino della mia amica, 2,99 euro se non sbaglio, sì, 2,99 euro, non li ho scritti sui prezzi perché sono da regalare. Veramente fai felice un bambino con questo, secondo me. Pikachu poi. Poi, le ultime due cose per Emma, sempre per le occasioni, questo cagnolino che sembra il nostro pulce, che non ho ben capito che cosa faccia, però c'è scritto che se lo scuoti fa qualcosa, non si capisce, c'è scritto pile incluse, vediamo, scopriremo che cosa fa questo cagnolino. C'erano altri tre tipi di cagnolini, però ho voluto prendere questo che è più simile al nostro cagnolino, quindi questo qua più carino, 3,99 euro, molto carino, E poi è da tantissimissimo tempo che la mia Emma mi chiede la sabbia magica, la sabbia quella cinetica. L'aveva, dopo l'ho eliminata perché mi faceva un massacro in casa, c'è sabbia dappertutto. È vero che è quella cinetica che rimane tutta insieme, ma lasciamo perdere, sabbia dappertutto. Allora gliel'ho ritirata e vabbè, dopo gliel'abbiamo portata giù in giardino, dopo pian piano è andata persa, insomma. Gliel'ho voluta ricomprare, però da tenere in giardino, assolutamente in casa no, è vietata in casa. Gliel'ho voluta prendere questi tre colori. Allora, pagata una sciocchezza, 0,99 centesimi l'una, e ho voluto prendere queste tre colorazioni perché sono le colorazioni, i colori dei me contro te, giallo, azzurro e rosa. Quindi, ecco, ho fatto questo unplan qua. E basta, 0,99 l'una, e questi sono i miei acquisti. Penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Niente, allora sapete che Action per me è una droga, vabbè, sono stata lontana da Action 3 o 4 settimane, però appunto dopo queste settimane un po' dure per me, avevo voglia di un po' di svago, non posso andarmi a bere il caffè o uscire con le amiche, no, devo andare da Action, questo è il mio svago, la mia droga, la mia botta di vita. E vabbè, dai, sono andata, tante cose utili, cose che mi servivano, alcune no, però vabbè, ci sta. E basta, ecco, qua è tutta la mia spesa di oggi, spero che vi sia piaciuto il video, che vi abbia tenuto compagnia, grazie per essere stati con me, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché tanti guardano ma senza iscriversi, iscrivetevi che a me fa super piacere. E un grosso bacio, un grande abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!